Si sono precipitati a decine nel cuore della notte solo per sostenere Donald Trump. Armati di musica e bandiere, si sono ritrovati a Palm Beach, sulla costa atlantica della Florida, fuori la residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti. Prima di loro, alcuni agenti dell'FBI avevano fatto irruzione nella villa alla ricerca di documenti scomparsi dalla Casa Bianca poco prima della scadenza del mandato del Tycoon. Lettere ed informative che sarebbero dovuti andare all'archivio nazionale e che invece sarebbero finiti in 15 scatoloni durante il trasloco da Washington. Ad informare il popolo dei conservatori di quanto stava accadendo è stato il loro stesso leader, con un comunicato pubblicato sui social. «La mia bella casa è sotto assedio», ha scritto Trump, definendosi niente meno che un perseguitato politico. «Non è mai successo prima», dice questa donna. «Trump viene indagato solo perché hanno paura che vinca di nuovo le elezioni». Sulla testa del Tycoon, in effetti, pesano diversi procedimenti giudiziari che rischiano di frenare la sua corsa alla Casa Bianca. A quello che lo accusa di aver gonfiato gli asset della sua holding finanziaria e a quell'altro che lo considera responsabile dell'assalto a Capitol Hill, adesso si aggiungerebbe anche l'indagine per aver sottratto documenti federali.